Abbiamo incontrato oggi alcuni lavoratori, ma soprattutto alcune lavoratrici dell'Almaviva Contact, società che gestiva fino a poco tempo fa il servizio 060606 del Comune di Roma, ovvero il call center. Ci racconteranno la vita del lavoratore del call center e soprattutto ci spiegheranno perché quando una pubblica amministrazione rimette a bando il servizio di call center, questo può creare dei problemi sia ai lavoratori che ai cittadini che a quel call center si rivolgono. È un lavoro che non è più quello di 15 anni fa, dove i ragazzi appena usciti dall'università o diplomati affrontavano la prima esperienza lavorativa. Oggi il call center è fatto di persone adulte che hanno case, famiglie, mutui da pagare, figli da mandare a scuola, assicurazioni e rate della macchina da pagare. Noi, se perdiamo il lavoro, non abbiamo da mangiare, non abbiamo un futuro, non possiamo ricollocarci perché comunque siamo l'80% donne, di cui la maggior parte mamme tra i 40 e i 50 anni. Come operatrice e come cittadina, soprattutto e prima di ogni altra cosa, avrei piacere che in Italia fosse applicata una legge che esiste e che prevede che quando un call center mi chiama per avere comunque informazioni o propormi qualsiasi cosa o che io chiamo, e mi venga indicato da un risponditore se la chiamata avviene da un call center straniero o italiano. In questo modo io posso decidere se rispondere e fornire i miei dati sensibili, una carta di credito, un codice fiscale, a un operatore che mi risponde da un paese estero dove magari non è in vigore alcuna legge che tutela i miei dati. Purtroppo la pubblica amministrazione sfrutta la delocalizzazione selvaggia per andare, soprattutto in epoca di spending review, a risparmiare qualcosina appunto andando all'esterno o del proprio territorio di competenza oppure della nazione Italia, ma quel che risparmia in realtà poi lo si paga in termini di costo sociale sul territorio. Il Movimento 5 Stelle vuole lavorare nella piccola comunità, partire appunto dal territorio, quindi i servizi che le pubbliche amministrazioni erogano, li devono erogare sfruttando le persone che vivono nel territorio appunto delle stesse amministrazioni. Nell'ordinamento della legislazione italiana non esiste una clausola di salvaguardia per quanto riguarda le questioni degli appalti. Quando intervengono altri appaltatori in servizi per la pubblica amministrazione, i lavoratori si trovano senza un lavoro e spesso le condizioni di subentranti sono anche peggiorative. Con l'aiuto di questi e di altri cittadini, lavoratori, operatori di call center, stiamo preparando una proposta di legge. Si baserà su quattro punti principali: il rispetto dei rinnovi contrattuali, questo per far sì che non si facciano gare al massimo ribasso dove si va a prevedere un costo del lavoro al di sotto dei minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Introdurre un vincolo di territorialità, quindi lavoratori che sono nel comune o nella regione dove viene effettuato il servizio della pubblica amministrazione. Altro punto da introdurre nella proposta di legge in preparazione è il rispetto delle clausole sociali di salvaguardia dei livelli occupazionali. I lavoratori che transitano da una società all'altra, che vince un appalto della pubblica amministrazione, devono poter mantenere i livelli inquadramentali e retributivi raggiunti fino a quel momento. L'ultimo punto, rivolto ai cittadini utenti dei servizi call center, è il rispetto dell'articolo 24 bis del decreto legge 83 del 2012, che recepisce una direttiva europea e fa sì che l'utente che accede a un call center possa decidere a quale operatore rivolgersi, se del suo territorio, in questo caso italiano o straniero, perché sarà questo operatore, secondo la normativa vigente nel paese da cui risponde, a trattare i suoi dati personali, a volte anche sensibili, e quindi l'utente deve sapere qual è la normativa che salvaguarderà questi dati. Una proposta di legge fatta con i cittadini e portata nell'istituzione da altri cittadini.